Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio tutorial. Oggi vi farò vedere come inserire l'effetto pixel su Adobe Photoshop 2018. Buona visione! Bene ragazzi, apriamo Adobe Photoshop. Io ho queste immagini che ho caricato, comunque si fa così, apri, c'è la cartella, clicca, ok. Allora, facciamo su filtri, filtro, effetto pixel, ok? Colore mezze tinte, ok. Vedete questa immagine com'è? Tutta puntinata, questa già si può usare così se magari dovete fare una pubblicità dei vernici, non lo so, si può usare su tutto. Comunque possiamo anche usare questo effetto, ad esempio. Torniamo indietro. Ok, andiamo qui, finestra, livelli, ok, livello dallo sfondo, ok, livello 0, perfetto. Allora, duplica livello. Ok, perfetto. Allora, qui facciamo la bacchetta magica. Vedi, terzo tasto del mouse. Clicco. Seleziono. Cance. E mi ha eliminato la prima pagina. Adesso non si vede perché sta su il livello in basso. C'è sta il bianco. E lo rifacciamo, clicchiamo sul livello 0, questa è la 0 copia. Adesso andiamo sul livello 0 e clicchiamo cancia ancora. Ok, vedete? Solo che io qui ho una copia sopra l'altra. Che succede? Clicco, seleziona, vedete? Sono due. Ok, adesso deselezioniamo tutto e andiamo su filtri. Effetto pixel, mezze tinte, ok, perfetto, vedete? Se noi vogliamo fare una sovrapposizione metà uomo e metà pixel, selezioniamo a metà, ok, e facciamo canch. Per esempio, potrebbe essere una cosa carina, oppure Ctrl Z. Indietro, oppure possiamo fare questo, lo spostiamo e questo lo trasciniamo sopra. Magari c'è sta quest'ombra pixelata dietro e ci sta quest'uomo davanti. Magari lo mettiamo così, no? E questo è un effetto grafico. Poi, quindi torniamo indietro. Prima chiude e riaprire, torniamo indietro e cristallizza. In pratica cristallizza è come quello che vi ho fatto vedere prima, solo che fa i cristalli. Vediamo, cristallizza, vedete? Tic. Però possiamo modellarlo. Vedete? Questo non è che si usa su una persona, si usa magari se avete altre immagini o quello che ci avete in mente. Con la grafica tutto è lecito. Poi facciamo effetto punti. Effetto punti come sull'altro tutorial che vi ho fatto vedere della distorsione, no, dei disturbi. Facciamo questo esempio da questo effetto.
Adesso non sulla persona, magari vogliamo fare un'immagine di fondo di un flyer da discoteca e ci abbiamo questo effetto, è molto carino. Ad esempio, un flyer da discoteca noi possiamo fare un fondo bianco. Ora ve lo faccio vedere. Allora, di nuovo. Larghezza flyer da discoteca è 10-15. CMYK. Ok. Effetto filtro pixel. Effetto punti. Ok. Ok, per esempio questo così, anzi, mettiamolo ancora più accentuato. Vedete? Da un sabbiato, no? E poi per esempio sopra mettiamo vedete? Poi magari sotto mettiamo DJ Franklin. Mettiamolo più piccolo. E poi magari open bar, eccetera, eccetera. Centrale, paragrafo centrale. Open bar. Questo mettiamo bello grosso perché open bar attira. E lo mettiamo black. Vedete? Un semplice sfondo può essere una cosa carina. E poi magari sotto ci mettete via Tizio Caio e qua magari ci mettete un'immagine. Adesso per esempio facciamo conto che questa è una bella ragazza. Cosa impossibile, però vabbè, è una bella ragazza. Facciamo apri questo e seleziona. Ok, facciamo livello dallo sfondo, livello 0, cance, prendiamo questo e ce lo trasciniamo qui. No, questo non si può guardare, mamma mia, mi rovina il flyer. Però vabbè, sai, capisce, dai. Allora, ingrandivolo un pochino. Allora, trasformazione libera. Immaginiamo una bella ragazza formosa, no? Ok. E poi qui ci mettiamo via e tutto quello che ci deve essere. Per esempio, questa è una bella idea, pensa a questo effetto. Ok, chiudiamo questo. No, ok, questo torniamo indietro. Perfetto, e ci abbiamo già quell'effetto. Poi ci abbiamo
Effetto QT, abbiamo fatto frammenta. Frammenta sarebbe a sfocatura. Quindi usiamo frammenta. Effetto pixel, frammenta. Vedete? Questo qui si può fare magari su un'immagine in lontananza, su un manifesto o magari su un file che programmate per mettere su internet. Si può anche usare per quanto riguarda la sfocatura facciale. Cioè, avete visto magari in televisione con le persone che non si vogliono far vedere e gli selezioniamo. Che ho fatto? Ctrl Z, ok. Gli selezioniamo la faccia, questo ce l'ha già a livello 0. Gli selezioniamo la faccia con terzo tasto, lazzo poligonale, perché quell'altro non vuole la lira. Ctrl più per ingrandire l'immagine. Ok, e filtro, frammenta, vedete? E già che gli è sfocata la faccia, ovviamente magari accentuiamo un po' di più. Ah no, questo non lo fa, chiude così, non si può vedere. Vabbè, questo già non si riconosce, no? Comunque, indietro. Indietro, ok, perfetto. E frammenta l'abbiamo fatto, poi mezza tinta. Mezza tinta facciamo. È molto bello come effetto, facciamolo con. Vedete, questa è un'immagine stilosa, bella figata. Questa è figa, però è bello effetto così. Se no ci sono anche, ovviamente poi lì, vedete, passo avanti, ripristina mezza tinta. Poi qua ovviamente lo prendiamo. Prima di fare mezza tinta, facciamo così. Allora, prima di mezza tinta, Ctrl Z, selezioniamo lo sfondo, cancelliamo. Poi inseriamo il filtro, quindi mezza tinta. Ok, vedete? Questo è bello, questo anche comunque se uno si vuole fare un quadro, queste cose qua, tutta un'immagine bella artistica, no? Ctrl Z, passa indietro, ok, e qui ci siamo, abbiamo fatto una mezza tinta. Poi mezza tinta e facciamo un mosaico. Anche questo qui si può usare per quanto riguarda l'oscuramento dei volti, però questo qui si può. Allora, mosaico lo puoi ingrandire a sfocatura, vedi? A differenza dell'altro, no? E quindi noi che facciamo? Andiamo a selezionare il volto. Io parlo perché per volto, ma se può usare per tutto quello che volete, io perché uso per queste cose. Selezioniamo il volto e poi usiamo il filtro mosaico, vedete? Facciamo tic, ok, e quindi non si nota nulla. E qui ci siamo. Bene, quest'altro tanto sta sull'ultimo sfaccetta, ma non serve a niente, fondamentalmente più aumenta la pienezza del colore, ma sinceramente lascia il tempo che trova pure questo. Va bene ragazzi, per ora è tutto ok, tutto finito e abbiamo finito. Grazie mille. Bene ragazzi, come sempre spero che vi sia piaciuto, mettete un bel like, e iscrivetevi alla mia pagina e se avete qualche domanda da farmi scrivetelo nei commenti e vi saluto, ciao!